Si tratta di una serie di manifestazioni nel cui dettaglio entreranno gli assessori, che le conoscono assai meglio di me, ma che hanno un filo in comune, anzi più fili in comune, io direi. Uno è quello, per l'appunto, di rivitalizzare un tessuto sociale che noi abbiamo trovato abbondantemente sfilacciato. Cito per dirne una, che non è un gran merito dell'amministrazione, voglio citare proprio questo: i comitati di quartiere, sorti spontaneamente, poi l'amministrazione laddove ha potuto collaborare lo ha fatto, ma che sono sorti spontaneamente e che sono forse, insieme a tante altre manifestazioni del genere, la dimostrazione più evidente di come la cittadinanza ha ripreso a partecipare alla vita collettiva come non accadeva da tempo. Questo è un dato, credo, che ci faccia estremamente piacere. E ho per l'appunto citato una di quelle esperienze in cui in fondo l'amministrazione, è vero, è intervenuta, ma diciamo così, lo stimolo è partito dai cittadini, cioè dai comitati di quartiere. Poi quando ovviamente ci hanno detto organizziamo una cosa, il comune è disponibile, come era doveroso fare, abbiamo dato la massima disponibilità. Quindi noi, uno dei fili conduttori di questi spettacoli e di questi eventi che ci saranno nel corso del mese e all'inizio del mese prossimo è questo, quello di continuare un percorso che abbiamo iniziato già da un po' di tempo e che ci vede progredire in una direzione. Poi ci sono altri temi che ci stanno particolarmente a cuore. Uno è forse il tema dei prossimi anni. Come si diceva una volta, alla madre di tutte le battaglie, quella ambientale. E non vi annoio, molti siete giovani, quindi probabilmente potreste farmi scuola, perché vedo che i giovani hanno una sensibilità maggiore di chi, diciamo, è diversamente giovane, tanto ci conviene forse dirlo così, è diversamente giovani noi, quindi voi che siete invece ancora più diversamente giovani di noi, avete sui temi ambientali forse la sensibilità che noi alla vostra età non abbiamo avuto. Questo è un altro filo conduttore delle nostre attività, lo si vede in una serie di eventi, lo si vede in particolar modo nella scelta che abbiamo fatto giorno 7, cioè sabato prossimo, giornata in cui, in occasione del fatto che Enna diventa una, chiamiamola, specie di capitale italiana del folklore, perché ospiterà 600-650 persone che vengono da altri comuni, da altre regioni d'Italia, e credo 17 associazioni, se ricordo bene, di varie regioni italiane. In quell'occasione, cioè in un'occasione in cui siamo certi che Enna sarà piacevolmente invasa da tante persone che ci vengono a trovare da altri posti, noi ridurremo di molto il traffico in città, ovviamente, nella zona alta principalmente della città. E lo facciamo anche nella ottica di iniziare anche lì un percorso che vada nella direzione della tutela dei temi ambientali, che sono diventati una assoluta emergenza dei nostri giorni. Diciamo, noi continuiamo questo percorso, che è un percorso che mette insieme, e cito l'ultimo filo conduttore di questa vicenda, che è quello dello sviluppo economico. Enna, al pari dell'Italia e dell'Europa, ha vissuto e purtroppo vive, e come sapete in Germania c'è una nuova recessione che probabilmente non tarderà a fare sentire i suoi effetti nel resto d'Europa, come è inevitabile. Enna l'ha vissuta magari in una forma più grave, come accade alle zone economicamente meno evolute. L'ultimo dei fili conduttori che mi piace citare per inquadrare dal punto di vista generale questi eventi è quello di tentare, attraverso questa riscossa
collettiva di aiutare uno sviluppo socio-economico del territorio partendo dal commercio locale. Che tra tutti si... Le città, come la nostra città, deve programmare il futuro dei propri beni monumentali, ma degli eventi, come dicevi bene tu, Ivana, che devono certamente essere perfezionati e devono certamente essere più di qualità. E vedete, io ringrazio tutte le associazioni che sono qui dentro, perché ognuno di noi, ognuno di voi date un contributo essenziale alla vitalità di questa città. Vero, Giuseppe Restivo, con cui è da un anno, ad esempio, che parlavamo del Festival del Folklore. Abbiamo fatto, devo dire la verità, tante discussioni in merito e oggi sono contento e ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio tutti per questo apporto di generosità su cui il Comune ha voluto investire, voglio dire, notevolmente. 650 persone che alloggeranno 3 giorni a Enna, che mangeranno ad Enna, che ovviamente organizzeranno spettacoli ad Enna, con accanto gli amici della CNA, in cui ringrazio i pizzaioli ennesi, ringrazio la CNA, come ringrazio la Chiazza Caravaluzza, perché abbiamo voluto mettere all'interno appunto della Festa del Folklore anche tante altre organizzazioni legate al food, perché il food oggi, il cibo, è fondamentale. E quindi la pizza, e quindi la Chiazza con le sue straordinarie tradizioni, come ad esempio il Festival della Falconeria, cara Ivana. Il prossimo anno lo potrei organizzare in un castello meraviglioso, oggi malconcio, ma da gennaio meraviglioso. Quest'anno ci accontentiamo però di esserci ritornati al castello. Io ricordo, non so chi ha partecipato, siamo ritornati col concerto di Soldi, ma in quel castello di Lombardia, lo voglio dire, con un sold out, su cui finalmente però l'amministrazione dal prossimo anno e chi ci sarà potrà finalmente fare un investimento reale. Perché vedete, i capitoli dell'assessorato al turismo, io sono andato a vedermi le statistiche, ammontavano circa 20.000 euro l'anno, non fai neanche una sagra di paese con 20.000 euro l'anno. Con l'avvio del ticket monumentale e mi auguro dell'imposta di soggiorno a breve, riusciremo ad avere un gruzzolo di circa 250.000 euro l'anno. È un fatto statistico, economico, importante, su cui si potrà realmente investire in una stagione teatrale al castello, non in un evento, ma in tanti eventi, voglio dire, estivi, perché quel castello fu un teatro e io credo ritornerà certamente ad esserlo. Quindi ben venga il Festival della Falconeria, che tra l'altro raduna tanti falconieri d'Italia. Io tra l'altro l'anno scorso mi sono anche abbastanza divertito, perché ho visto tantissimi falconieri giungere da gran parte d'Italia, ma ho ammirato anche tanti bambini che erano lì a guardare i falconieri all'interno del castello di Lombardia, un evento che fu veramente partecipato e sono certo che sarà appunto partecipato. Voglio ringraziare inoltre gli arcieri che il 29 settembre, se non erro, vado a memoria, con la Lega Nazionale organizzeranno un torneo, un contesto appunto nazionale, sempre allocato all'interno appunto del Castello di Lombardia. Per gli eventi sportivi ovviamente parlerà Dante, la Festa dell'Uva, che insieme al Festival della Falconeria, sempre in questo trade union, in questa collaborazione comune tra associazioni, l'avremo intorno appunto al 21 settembre. Quindi vedete, un settembre, oltre a un luglio molto movimentato in città, con una programmazione degli eventi in cui abbiamo scelto di non avere tutti gli eventi a luglio. Gli eventi, a settembre ci saranno 2 eventi importantissimi. 14 settembre c'è lo Street Workout, così lo leggo bene vedendolo quindi impresso nelle magliette, detto da chi frequenta gli Yankee, che di qua si può dire, quindi lo Street Workout è una manifestazione che è già stata in alcune città importanti della Sicilia, che raggiunge Enna per la prima volta in assoluto. Si svolgerà il 14 settembre in serata. È in pratica uno sport che si abbina alla scoperta e allo studio dei beni culturali e monumentali, perché questo sport si svolge lungo le vie quindi cittadine e contemporaneamente attraverso delle soste dedicate sotto la guida di una guida, ringrazio anche chi si è messo a disposizione da questo punto di vista, verranno portati a conoscenza degli sportivi che speriamo possano partecipare in massa, i beni culturali e monumentali che vengono attraversati durante le vie cittadine. Quindi sarà una serata di grande sport, ma anche di grande cultura. Poi ci sono gli organizzatori con in testa Walter Nasonde, che ringrazio. E poi il 4 ottobre
Enna sarà oggetto del passaggio del raid delle auto storiche, del raid dell'Etna nelle auto storiche, che è una manifestazione che è consolidata da un punto di vista sportivo. Ci saranno 130 equipaggi provenienti dal Giappone, dall'Australia, dall'America, dal Canada, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia, che faranno sosta presso il castello di Lombardia e poi che ne scenderanno lungo le vie cittadine. Per cui che ne vi preannunziamo un minimo di disagio da un punto di vista veicolare automobilistico, perché ci saranno 130 equipaggi di auto storiche che passeranno per le vie del centro storico, ma ritengo che con la giusta e oculata gestione del disagio stesso, però ritengo che la manifestazione sia degna della massima attenzione, proprio perché una manifestazione sportiva come questa si cala all'interno di una ricca stagione di eventi quale quella che ha preparato e sulla quale ha lavorato lacrimente l'assessore Colianni, che si completa anche col mese di settembre in maniera brillante, perché accoppiamo all'evento, quindi allo sport e quindi sicuramente alla promozione turistica del nostro territorio, sulla quale promozione turistica ritengo che nessuno possa, a meno che non voglia peccare di disonestà intellettuale, quindi contestare l'impegno che questa amministrazione ha profuso da 4 anni a questa parte all'interno di una città nella quale tra l'altro scopriamo e riscopriamo quotidianamente la partecipazione dei cittadini, che per fortuna sono usciti da uno stato di torpore, di letargo, quasi di disaffezione, un po' di amarezza nel vedere che nelle precedenti situazioni amministrative che erano abbandonate a se stesse, e che viceversa che in questa città, ripeto, grazie all'impegno profuso dall'amministrazione, ma che non sarebbe potuto essere tale se non ci fosse stato il vostro, non avrebbe potuto portare all'organizzazione di questi eventi. Noi